primo video di prodotti finiti del 2021, perché infatti oggi faccio vedere tutti i prodotti finiti di gennaio e sono davvero tanti, ma la cosa positiva è che ci sono anche un po' di cose di make up, il che mi rende super orgogliosa perché sto smaltendo tutti i prodotti di make up che veramente mi stanno sommergendo. E prima di iniziare ovviamente vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate il link, e di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti. Quindi io direi subito di iniziare da un siero. Questo siero è buonissimo, ma soprattutto bellissimo nel packaging. Innanzitutto è quadrato e è della marca Peptidin ed è il Firming Serum, quindi è anti rughe, insomma è anti invecchiamento. E la cosa poi bellissima è il packaging, perché ruotando il tappo si alza, si fa così e si pesca il prodotto, che poi si applica con il suo contagocce. Allora, a parte che il prodotto è veramente buonissimo, perché è un siero che si assorbe subito e quindi insomma è molto molto pratico. Io lo usavo essenzialmente la sera prima di andare a letto, quindi come skin care, e però ecco, mi è piaciuto tantissimo questo packaging. Ho sbagliato ovviamente a dirvi la marca, perché questa è la linea Peptidin, ma la marca è Dr. Jart Plus, e questa marca è buona. Ho provato altre cose, so che è famosissima per le maschere, quelle no, non le ho ancora provate, però il Dr. Jart è buono, quindi ottimo prodotto. Così come invece non posso avere una recensione del tutto positiva invece per quanto riguarda questa crema corpo di The Body Shop. Questa è l'Energizing Gel Lotion al pompelmo rosa. Allora, io adoro le creme corpo di The Body Shop, innanzitutto per quanto riguarda le profumazioni, che sono fantastiche, in generale perché sono ottime creme che idratano. Questa però devo dire che era estremamente leggera, forse era molto più adatta per l'estate, almeno per chi ha la pelle secca come me, perché ho notato che l'effetto idratante durava veramente pochissimo e soprattutto ho notato un'eccessiva secchezza sulle zone del corpo tatuate, soprattutto nelle gambe. Lì veramente la pelle tendeva a seccarsi molto di più rispetto al solito, o comunque rispetto al resto del corpo, nonostante appunto l'applicazione di questa crema. Quindi questa tipologia la trovo più adatta all'estate, senz'altro, non per l'inverno, se avete appunto la pelle secca. Ovviamente nulla toglie che ha un profumo fantastico. Un prodotto che proprio non mi è piaciuto è che è il primo prodotto che io provo di Brochet, ed è questa, forse no, non è il primo, ma comunque uno dei primi, ed è questa crema per la notte, per la sera, Wrinkles and Firmness, quindi dovrebbe essere una crema rimpolpante, anti invecchiamento, ed è la linea Serum Vegetal, però in realtà non mi è piaciuta per niente. Innanzitutto il profumo, perché aveva un profumo veramente finto, ma soprattutto la consistenza. Ho trovato che fosse proprio una di quelle classiche creme, ok, che costa poco, però proprio quelle che ti lasciano solo uno strato superficiale che dovrebbe far pensare ad un effetto idratante, ma in realtà è solo uno strato superficiale oleoso, grasso, che di fatto non nutre la pelle, e infatti è molto densa e io non vedevo l'ora di finirla, perché proprio l'ho odiata fin dalla prima applicazione, però l'ho finita. Poi ho due super mega prodottini di Tony Moly, ma quelli ve li lascio alla fine. Poi ho terminato questo shampoo che avevo preso dal parrucchiare, ed è la linea, la marca insomma è Screen, ed è uno shampoo ravviva colore, comunque protettivo del colore,
Io con questa marca Screen mi trovo male. Devo dire che ogni volta che ho provato qualche prodotto, sinceramente, non mi ci sono trovata bene. Trovo che secchi i capelli, non li nutra e comunque nel mio caso, no, l'effetto finale non mi è piaciuto per niente. Però ora ce l'avevo e l'ho finito. Essenzialmente l'ho mischiato con un altro proprio per finirlo, però no, da solo questa marca a me non piace. Ho terminato poi questo gel detergente per il viso della marca Believe in Truth, ed è l'Aqua Bomb Jelly Cleanser. Ah, questo mi è durato una vita, perché ne basta veramente pochissimo. Io l'avevo preso sul sito di Sephora essenzialmente per il packaging, perché era bellissimo. E allora, il profumo è un profumo molto agrumato, molto forte, fresco, e mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto tantissimo. Io adoro in generale i prodotti in gel perché, non lo so, mi piace la loro consistenza, e perché non sono né troppo densi né troppo liquidi, sono perfetti secondo me. E questo bastava veramente pochissimo per generare molta schiuma, ed era molto valido anche utilizzato con il Foreo, perché comunque è un prodotto molto molto delicato sulla pelle, quindi ottimo. Mi è piaciuto tantissimo questo burro corpo, questo crema insomma del corpo, che più che altro è un burro, di The Body Shop all'English Dawn Gardenia. Questo mi è piaciuto tantissimo, ma proprio perché è molto più corposo rispetto alla crema di prima, e questa è la classica crema corpo che io adoro di The Body Shop. E allora, il profumo ovviamente è floreale, e quindi mi deve piacere la profumazione floreale, ma questo svolgeva benissimo la sua funzione idratante, e io questo l'ho super super adorato, e questi sono i prodotti che io adoro. Poi, non so se vi ricordate, l'anno scorso avevo fatto un ordine di una box ispirata un po' alla magia, all'esoterismo, queste cose qua, e dentro c'erano un po' di prodotti, tra cui una candela e un olio che non ho ben capito a cosa servisse. Io l'ho essenzialmente, questo olietto, utilizzato mischiandolo alla schiuma per i capelli una volta insomma lavati alla schiuma, e questo conteneva, era un olio purificatore e conteneva l'olio di mandorla, di arancia, di lemongrass, di limone, di lime e la buccia di arancia. Essenzialmente era un olietto che io appunto ho utilizzato in questo modo, non avendo capito cosa fosse la sua funzione, ma insomma ecco, lo metto qui giusto perché è un prodotto finito, ma non so che dirvi, l'ho sempre mischiato alla schiuma, quindi boh. Mentre devo dire che questa candela a me piaceva, perché mi piaceva il packaging, mi piaceva il fatto che fosse nera e mi piaceva che fosse del mio segno, lo scorpione. Però essenzialmente è una candela completamente inutile, perché non profuma per niente, ma proprio niente niente, e quindi no, non mi piace, perché comunque io un minimo di profumo devo sentirlo, quindi no. Ma infatti mi sono abbonata quella volta e poi ho cancellato tutta l'iscrizione, perché ho capito che non era proprio la box che faceva per me. Poi ho terminato questo gel per capelli della marca Rich Kid, IGK, che devo dire mi è piaciuta. Allora, io questo gel l'avevo preso perché avevo visto che era fatto con olio di cocco, e quindi ho pensato che fosse anche nutriente per i capelli. Allora, loro dicono di applicarlo sui capelli bagnati, ma io essenzialmente il gel lo uso per magari, una volta che i capelli sono asciutti, per dare magari, che ne so, la forma a una ciocca che è magari troppo ispida, per ravvivare qualche riccio, insomma, lo uso essenzialmente a capelli asciutti, e questo andava bene lo stesso. Devo dire che mi è piaciuto, ma ecco, comunque è un gel, quindi non aveva comunque quell'effetto appiccicaticcio che magari, ecco, già dal giorno dopo vi dà la sensazione di avere i capelli sporchi, anche se comunque io, ecco, non è che lo applico su tutti i capelli, ma su delle ciocche.
e non lasciava residui, quindi comunque un ottimo prodotto. Ho terminato questa super crema per le mani di Rituals, che sapete essere una delle mie marche che trovo su Sephora preferita, che costa poco e i prodotti sono fantastici. Questa era The Ritual of Ayurveda e questo appunto era un balsamo per le mani alla rosa indiana e all'olio di mandorla dolce. Io non mi soffermo ulteriormente su questi prodotti perché io li adoro per le profumazioni, per l'idratazione che lasciano, e anche questa l'applicavo la mattina e fino a che non lavavo le mani, quindi non so, metà mattina o comunque anche fino a pranzo a volte se sto al lavoro, non avevo nessun problema, me le idratava benissimo, quindi ottimo ottimo prodotto e marca top. Oh, io allora avevo detto che, oh, mi sono sporcata, non avrei più comprato cose viste su Instagram o comunque sui social. In realtà non è così, perché mi sono fatta convincere dai prodotti di Mermaid & Me, però devo dire che questi non sono male. Allora, ho terminato questa maschera per capelli e questa è la I'm in Love Deeply Nourished Hair. E devo dire che questa maschera è buona, mi è piaciuta veramente tantissimo. Questo prodotto, questa cipria di Becca, allora, ottimo prodotto, non c'è che dire, anche il packaging era particolare perché questa è la Hydra Mist Setter Refresh Powder. L'avevo presa perché c'era scritto che era una cipria a base di acqua, quindi era un prodotto che mi incuriosiva. Ha questo packaging fatto così, che va tenuto comunque sempre chiuso, e poi ha la sua retina e si versa. Ma come vedete la cipria è colorata e va ad alterare il colore del fondotinta e della base, e quindi questa cosa a me non piace perché la cipria non deve modificarmi il colore della base. È ottima perché non secca, quindi anche sotto qui nella zona degli occhi non dà problemi, però il fatto che colori non va bene, almeno secondo le mie esigenze. Poi devo buttare, ma comunque dovrebbe essere un po' finito, questo prodotto per le labbra di Kiko, che era lo Shine Last Lip Tint, che praticamente poco dopo averlo preso e utilizzato, come vedete si è staccata la punta dell'applicatore che è rimasta dentro, e quindi io lo pescavo in modi abbastanza bizzarri, quindi più o meno l'ho sì applicato, però ecco, lo butto perché è un prodotto che non si riesce più ad utilizzare. E poi mi dispiace che comunque era una specie di gel colorato che comunque non tendeva a creare sbavature, stava su, dava questo effetto lucido, quindi non era un prodotto neanche male, però ecco, lo devo buttare perché non lo posso più applicare. E anche il colore poi mi piaceva perché era un po' questo rosa violetto, che non era per niente male. Poi ho terminato questa matita nera per gli occhi di Yamamay Beauty, una matita orrenda. Sono di quelle cose che trovi a 1 euro, 2 euro vicino alla cassa, no? E quindi le prendi. Però non è un prodotto che ricomprerei essenzialmente. Allora, era di quelle automatiche e qui aveva anche lo sfumino, ma insomma uno sfumino di gomma, non è che sfumi tantissimo. Aveva anche per temperarla, ma essenzialmente è una matita nera che fa una riga grigia, un nero non l'ha mai fatto, e quindi no, creava un effetto veramente troppo troppo delicato, mentre io amo l'effetto più drammatico. Prodotto che ho odiato dalla prima applicazione, e poi è strano comunque, è questo di Benefit. Allora, questo è il Day Real Push Up Liner. Allora, che dire di questo eyeliner? Orrendo. Allora, è
un eyeliner che praticamente ha una punta in silicone flessibile con un buchino. Girando qui sotto esce il prodotto, che però non è liquido, non è un gel, è una pasta ed è molto difficile da applicare. Allora, innanzitutto questo applicatore, per quanto possa sembrare sottile, in realtà non permette, forse anche perché il prodotto comunque è pastoso e denso, un'applicazione di creare appunto una linea sottile, quindi viene comunque una linea spessa. Poi giri e il prodotto non esce subito, quindi non sai quanto il prodotto uscirà, e poi comunque devi stare lì ad aspettare un po' che il prodotto esca, e quindi questo non lo trovo affatto pratico quando uno si trucca, e se esce troppo comunque rimane lì, quindi io molto spesso ero costretta a mettermelo sulle mani, pescarlo sulle mani, e insomma è veramente scomodissimo da usare e non mi piace l'effetto, perché non è modulabile, crea solo linee spesse. Quindi o non sono stata capace io di utilizzarlo, o veramente è un prodotto concepito male. Poi ho terminato questo gloss di NARS. Allora, io odio i packaging di NARS, o comunque tutti i packaging che hanno delle parti in gomma che tendono a rovinarsi con il tempo e a sporcarsi irrimediabilmente senza possibilità di pulizia, e diventano anche appiccicose. Io NARS da questo punto di vista lo odio. E questo gel è questo, se lo trovo il nome, è Angelina o Angelica, forse Angelica, ed era appunto questo rosino, un classico lip gloss. Allora, io i lip gloss praticamente li utilizzo essenzialmente dopo pranzo, quando torno dal lavoro, dopo che mi sono lavato i denti e non ho voglia di stare lì a rimettere il rossetto, anche perché comunque pomeriggio poca gente vedo, e quindi metto i gloss, che comunque mi danno questa sensazione di idratazione e non sento le labbra secche, e quindi è per questo che riesco a finirli. Ma che dire, insomma, questo è un gloss carino nel colore, nel packaging, ma poi applicato è un gloss. Poi ho terminato questa matita per le labbra di Kiko, vecchissima, non so nemmeno se la producono più, era di questo marroncino, qui vedo un numero 02, ma non so neanche dirvi che tipo sia, ma credo che non neanche la facciano più, perché veramente questa è vecchissima. Comunque è un marroncino, ottima matita, morbida e sfumabile. Le matite labbra Kiko, devo dire, quelle poche che ho provato, comunque non sono per niente male, visto appunto che costano comunque poco, perché sono morbide, e il che non guasta. Un prodotto invece che non ricomprerò più è la matita color burro. Questa era di MAC, l'NC15, una matita appunto color burro inutile. Allora, io l'avevo presa essenzialmente per creare l'effetto illuminante sotto le sopracciglia, perché praticamente la stendevo e poi la andavo a sfumare con un ombretto chiaro o anche perlescente, ma di fatto è un prodotto completamente inutile, perché non illumina se non ci si mette comunque l'ombretto, e dentro alla rima interna dell'occhio non mi piace stenderlo, perché preferisco l'effetto nero, e quindi no. Di sicuro prenderò matite magari bianche, perché anche come base non serve a ravvivare il colore degli ombretti. Quindi mi ricordo che c'era stata tipo una moda, no, di queste matite color burro, tutti le compravano, ma in realtà non serve a nulla. Altro prodotto finito è questo gloss di MAC. Questa è la notizia natalizia, se riesco a leggere il nome ve lo dico, è il Dressed to Dazzle, ed era di questo colorino rosino antico con dei glitter dorati, carinissimo. Questo sulle labbra dà un effetto carino, perché appunto è glitterato, mi deve ovviamente piacere la tipologia, ma a me le cose glitterate piacciono,
e quindi ottimo prodotto e finito. E poi ho terminato questo illuminante di Anastasia Beverly Hills, il Liquid Glow, e questo appunto è questo color rose gold. Sapete che io gli illuminanti, questi liquidi, li utilizzo mischiandoli al fondotinta perché mi piace appunto l'effetto luminoso che danno. Questo ottimo perché non colorava eccessivamente la pelle, quindi non vi dava quell'effetto rosso. Ottimo, e sì, mi è piaciuto tantissimo e a me piace tantissimo mischiare questi prodotti al fondotinta. E ora passiamo ai due prodottini super carini, super cute di Tony Moly, ma anche che mi sono piaciuti però, Allora, questo è la crema occhi, uno stick comunque contorno occhi, e questo è il Cats Perfect High Contour Stick, carinissimo. Allora, a parte, vabbè, le confezioni, i packaging di Tony Moly sono bellissime e io infatti questa, cioè neanche le butto, le tengo lì proprio esposte nel bagno. E questo era praticamente questo stick che io poi ho scavato anche dentro, era un po' perlescente e da applicare appunto qui sotto, e a me piaceva questa sensazione un po' di levigazione, no? Forse era solo anche uno qualcosa di magari superficiale, non lo so, forse sì, era troppo superficiale, non era idratante, però io non ho avuto problemi eccessivi di secchezza quando l'ho utilizzato e quindi per me il giudizio questo è positivo. Anche perché insieme a questo appunto sono prodotti che non devi stare lì ad aspettare che si asciughino, e la mattina sinceramente quando si va al lavoro già non c'è voglia di andare al lavoro e di truccarsi, tantomeno, perché un conto è truccarsi per farsi carine per uscire, un conto per andare al lavoro, e già quindi non c'è voglia, più se devi stare ad aspettare che si asciughino i prodotti, insomma ti scocci. Ottimo prodotto anche questo. Questa è la Panda Dream Rose Hyaluronic Face Cream, e questa pure ottima. Allora, questa era un gel rosa, un po' liquido, non eccessivamente compatto, ottimo, si asciugava subito, aveva questo profumo intenso di rosa e niente, io questi prodotti li adoro. Non sono i primi prodotti di Tony Moly che provo e mi sono sempre trovata bene. Continuerò senz'altro a comprarli per i packaging, perché questi qui praticamente non li butto ma li lavo e li tengo in esposti in bagno, perché secondo me, cioè, non si possono buttare. Quindi questi sono tutti i prodotti finiti. Fatemi sapere se avete curiosità su qualcuno, magari ecco, avete curiosità su qualcosa che io non vi ho detto, o se l'avete provati e avete opinioni diverse dalle mie. Comunque ecco, fatemi sapere. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, vi aspetto sui social, mi raccomando Instagram, e quindi niente, al prossimo video, ciao!